Un incontro con gli studenti, i futuri studenti dell'Università di Salerno, l'hanno messa subito al lavoro, vediamo però. Quando ho chiesto quanti di voi leggono fumetti non mi ha risposto quasi nessuno, invece vedi che tutti questi fans vuol dire che conoscono Dylan Dog. Questa è l'occasione per chiedere come nasce un fumetto. Nasce da un'idea intanto, da una sceneggiatura scritta, quindi è un lavoro di scrittura intanto. È una scrittura un po' particolare perché poi viene visualizzata dal disegnatore per mezzo di alcune notazioni tecniche che somigliano a quelle delle sceneggiature cinematografiche, quindi c'è campo lungo, primo piano, cioè tavola 1, vignetta 1, panoramica su Londra. Io faccio il disegnatore, non ho mai scritto, se non proprio agli inizi della mia carriera, quindi non mi sono mai scritto da solo le storie. Diciamo che un po' tutti nascono autori completi, poi c'è chi si specializza nella scrittura e chi nel disegno. Io ho scelto la seconda strada. Abbiamo sentito parlare all'inizio della sua carriera. Nel suo incontro con gli studenti ha spiegato un po' un aneddoto particolare che l'ha portata poi a disegnare i fumetti. Ce lo puoi dire anche a noi? E ne ho dette tante, qual era? Come ha cominciato a disegnare, anche perché la necessità di volere un fumetto al giorno? Ah, questo era quando ero molto piccolo, in effetti mi compravano Topolino che usciva una volta a settimana, ma io me lo divoravo in un'ora e quindi poi sì, potevo rileggerlo, però non mi bastava e quindi ho cominciato a disegnarmi i miei fumettini da solo. Però poi la molla vera e propria che mi ha fatto decidere di disegnare tutti i giorni, 8 ore e più al giorno, è stata la possibilità ovviamente di guadagno che ho potuto verificare solo molti anni dopo, quando mi sono reso conto che alcuni amici che già lo facevano riuscivano a fare una vita dignitosa, ma questo per merito soprattutto di un editore serio come appunto Sergio Bonelli Editore. Anche il fumetto inevitabilmente ha risentito della tecnologia, dell'avanzamento. Come ci si adatta a un'epoca attuale in cui la tecnologia, i computer, le varie strumentazioni la fanno un po' da padrona? Io sono diciamo un disegnatore all'antica, nel senso che disegno su carta, mentre molti miei colleghi lavorano sulle Cintiq, cioè queste tavolette grafiche, su questi schermi fantastici, direttamente in digitale. Però pur essendo uno all'antica, io sono 10 anni che non mando più tavole originali, ma mando i file in redazione, che vuol dire che faccio una scansione delle tavole e faccio una serie di ritocchi e modifiche comunque con dei programmi di grafica. Oggi è imprescindibile secondo me disegnare tutto al computer, lo trovo freddo e soprattutto controproducente, perché non è più veloce secondo me, almeno io per quello che è la mia esperienza, e possiamo vedere, e soprattutto non rimane nulla di fisico, di cartaceo, quindi non puoi fare una mostra dei tuoi disegni se non di stampe, e non puoi fare un regalo a un amico o venderlo, che pure è una cosa interessante. In questo caso però non lo vendiamo. No, questi sono ovviamente disegni gratis fatti per i fans, anche se in America si fanno pagare persino gli sketch, perché li monetizzano tutti. Vabbè, quello è un altro mondo. Invece, domanda a bruciapelo, qual è il personaggio italiano, il personaggio internazionale che avrebbe voluto disegnare? Allora, io sono felicissimo perché ho disegnato sulla serie regolare, unico disegnatore in Italia, i 3 maggiori successi della storia del fumetto italiano, cioè Dylan Dog, Tex e Diabolik. Mi manca Topolino, ma no, non è il mio stile. E quindi diciamo che tutto quello che potevo fare veramente l'ho già realizzato, e non essendo un grosso fan di fumetto americano supereroistico non ho nessuna velleità di disegnare l'Uomo Ragno, per quanto Batman ha il suo fascino, o il Punitore, ecco, diciamo che sono personaggi che se mi chiedessero di fare penso che sarebbe divertente. Io la ringrazio per il suo tempo, la lasciamo lavorare e la lasciamo con gli studenti. Grazie mille. Arrivederci, grazie.